Ragazze e ciao ragazzi, benvenuti e benvenute nella mia cucina. Oggi un nuovissimo video ricetta. Perdonatemi la voce, ma sono veramente malata, ho un mal di gola assurdo, ma la vita va avanti, quindi bisogna fare così. Allora, oggi vi faccio un video ricetta dove vi faccio vedere alcuni tipi di antipasti che si possono fare velocemente e senza perdere tanto tempo. Sono crostini con i pomodori, crostini con i funghi e crostini Philadelphia e porro. Io vi mando un bacione, vi mando alla ricetta, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se la rifarete. Noi li abbiamo già mangiati e sono veramente ottimi. Aspetto i vostri commentini e al prossimo video. Ciao! Allora, gli ingredienti per la ricetta sono pomodorini, ovviamente, due spicchi d'aglio, un po' di basilico, peperoncino, sale e ovviamente olio. E come prima cosa, ragazze, si tagliano i pomodorini spezzandoli a metà, li mettiamo dentro e si tagliano tutti a dadini finché ovviamente non sia finito. Una volta tritati i pomodorini, vedete così, andiamo a fare il nostro solito trito che mi avete visto fare in altri milioni di video. Quindi si prende il nostro amico contenitore, che come trita lui non trita nessuno, andiamo a mettere il basilico che avevamo già lavato, un po' di sale, i nostri due spicchi d'aglio, che a questo punto li taglio, e per finire aggiungo un pochino di olio, ma non tantissimo, perché ci serve solo per fare il trito. Chiudo e inizio a spingere finché non si è totalmente tritato. A questo punto, ragazze, prendo il trito, lo verso dentro, giro il tutto aggiungo olio un po' il peperoncino anche qui non tantissimo perché sennò poi pizzicano troppo. Li assaggio di sale, ora io non li posso assaggiare, quindi vado ad aggiungere poco sale, poi stasera quando qualcuno torna a casa glielo faccio assaggiare perché sapete io sono allergica al pomodoro. Benissimo, ci metto un po' di sale, giro e voilà, il nostro sugo dei crostini al pomodoro è pronto. Una volta che il vostro sughettino è totalmente pronto, vi consiglio di metterlo in frigo per qualche ora in modo che comunque anche il pomodoro faccia la sua acqua e si assaporisca. Dopodiché lo potete servire su una bruschetta di pane già precedentemente abbrustolito o lo potete servire anche generalmente come contorno. Di solito però io lo metto sulla bruschetta del pane abbrustolita, ovviamente non ci metto l'aglio perché l'aglio è già all'interno del pomodoro stesso. Allora, questi sono gli ingredienti per la ricetta: funghi già puliti e vi lascio qui a parte un video dove vi faccio vedere come pulire i funghi, due spicchi d'aglio, prezzemolo, sale, peperoncino, limone e olio. E adesso vi faccio vedere il procedimento. In una terrina andiamo ad aggiungere un po' di succo di limone, non tanto, pochino, in modo da non far diventare i nostri funghi neri e poi si va a spezzettare i funghi e i funghi ovviamente li spezzettiamo a nostro piacere. Io li faccio a mano, piccini piccini, vedete, tan, 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 fino a che ovviamente non li ho fatti tutti.
tagliati tutti i funghi, come potete vedere ho cambiato il recipiente perché lì non ci entravano, vado ad aggiungere subito un altro po' di limone. E poi aggiungo anche un po' di olio. Così. E giro. Nel frattempo, ragazze, facciamo il nostro solito battuto con il prezzemolo, l'aglio, che spezzo a metà, un filino di olio, e sbatto il tutto finché non ho finito di fare il trito. Pronto il battuto, come potete vedere, eccolo qua, già pronto, lo vado a mettere all'interno dei funghi. Giro il tutto in modo da farlo ben amalgamare. Aggiungo poi peperoncino e ovviamente rigiro. Aggiungo poi, ragazze, un pizzico di sale. E per concludere aggiungo un altro po' di olio perché devono venire, insomma, belli, belli zuppi, diciamoci la verità. Li assaggio di sale e in caso siano un pochino sciocchi ne riaggiungo. Giro il tutto e poi a questo punto, ragazze, qui si sta alla sorte, nel senso che vanno assaggiati una volta che sono, diciamo, stati un po' in frigo. Per questo piatto, ragazzi, io vi consiglio di prepararlo il giorno prima, tenerlo in frigo in modo che comunque i funghi prendano tutti i sapori che ci abbiamo messo: sale, peperoncino, olio, prezzemolo, aglio e tutto quanto. Poi, prima di servirlo, lo potete benissimo riassaggiare in modo da sentire se secondo voi è giusto di sale oppure no. Come servire questo piatto? Lo serviamo su un bellissimo pane. In questo caso consiglio di non abbrustolirlo molto, almeno che non venga fuori tanto sughetto. Qui vedete sta venendo fuori, però mai dire mai nella vita, quindi guardate, se c'è un po' di sughetto potete abbrustolire il pane, altrimenti lo mettete sul crostino, così sulla fettina del pane, così e via. Niente, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Come avete visto è molto 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 semplice, perché alla fine gli ingredienti sono pochi. L'unica cosa un po' più, tra virgolette, faticosa è il dover pulire tutti i funghi e tagliarli, ma quelli sono dettagli e a noi poco ci interessa. Gli ingredienti per questa ricetta, ragazzi, sono veramente pochissimi: porro, peperoncino, sale e olio extravergine di oliva. Prendiamo adesso il porro che abbiamo già pulito e lavato e lo affettiamo in tanti piccoli pezzettini, così. Allora, tagliati i porri, andiamo ad aggiungere un pochino di sale, non tantissimo perché comunque il porro è già saporito di suo, il peperoncino. E per finire li andiamo a ricoprire totalmente con l'olio. Anche questi qui, ragazzi, li andiamo a girare e poi li lasciamo mantecare il più tempo possibile. Una volta che questi sono pronti e mantecati, li andiamo a mettere su una fettina di pane abbrustolito, sul quale prima andiamo a mettere un po' di Philadelphia, in modo, diciamo, da insaporire il tutto. Poi ne mettiamo veramente pochini, pochini, pochini alla volta. Preciso il fatto che questi porri fatti così possono essere anche un contorno fresco per l'estate, da mangiare insieme, diciamo, a un po' di mozzarella, un po' di prosciutto, perché sono veramente ottimi, così senza appunto troppe complicazioni.